Buongiorno e bentornati sul nostro canale YouTube. Oggi stiamo qui con un nostro amico, il signor Alessio, che ci racconterà come le droghe abbiano influito negativamente sulla sua vita. Ci racconterà come è arrivato al Cufrad e cosa è successo da quando è entrato. Ma non voglio anticiparvi altro e lascio la parola al nostro amico Alessio. Buongiorno Alessio, ben arrivato. Grazie dottoressa, buongiorno, sono Alessio, vengo dalla Puglia, dal Salento e do il benvenuto ai nostri utenti che vedranno questo canale. Allora Alessio, lei com'è arrivato qui al Cufrad da Lecce? Sono arrivato perché a Lecce mi trovavo agli arresti domiciliari e facevo un uso eccessivo di sostanze stupefacenti. Quindi a casa, nonostante ci fosse un provvedimento giudiziario, lei continuava a far uso di sostanze. Era il primo uso di sostanze o già in passato aveva iniziato a farne uso? No, già in passato, ho iniziato verso i 15 anni con il mio gruppo a fumare Spinelli e io, per sentirmi parte, ho fumato anch'io, quindi ho iniziato a 15 anni. Quindi possiamo dire, gentili ascoltatori, che è un po' come succede spesso e volentieri, soprattutto in questa età più moderna, già nell'adolescenza i giovani si avvicinano alle sostanze, come ci diceva Alessio, quasi per gioco. Poi com'è andata la sua vita dopo questa prima esperienza? Ha continuato ed è passato ad altre droghe o è riuscito in qualche modo a portare avanti la sua vita, a costruire altri legami? Beh, gli Spinelli sono stata una costante nella mia vita. Verso i 18 anni ho assaggiato per la prima volta l'eroina, però ho avuto poi un lungo periodo di stasi, quindi non ho usato più niente. Ho iniziato a farmi una famiglia, mi sono fidanzato, ho fatto un figlio, finché poi ai 26 anni non ho iniziato a fare, a fare, ho fatto, ho iniziato a fare di nuovo uso di sostanze come l'eroina perché avevo troppe responsabilità. Avevo casa da pagare, negozio, mezzi, garage, posto al mercato, quindi le troppe responsabilità, mi hanno portato a una fase di depressione e quindi ho iniziato a fare uso di nuovo di sostanze stupefacenti. Mi sembra di capire che è riuscito comunque a costruire degli affetti, ad avere un lavoro, ad avere una vita che da fuori potrebbe sembrare normale, però poi le responsabilità l'hanno un po' schiacciata. Sì, è proprio così, infatti le responsabilità mi hanno proprio schiacciato e non ho potuto fare a meno di usare sostanze stupefacenti. L'uso di sostanze stupefacenti era da lei vissuto come un problema oppure sentiva che davvero l'aiutavano in quel periodo? Beh, in quel periodo sentivo davvero che mi aiutavano, anche se poi non mi sono accorto che stavo entrando in un tunnel troppo pericoloso per me. Infatti per colpa delle sostanze poi ho iniziato a perdere un po' il lavoro, mi sono lasciato andare. Sì, posso dire anche che ho distrutto la mia famiglia per colpa delle sostanze, mi sono lasciato con mia moglie, avendo anche un figlio. Le droghe quindi hanno distrutto gli affetti più cari di Alessio, l'hanno portato a perdere il lavoro e la condanna che ha avuto per cui scontava la pena è sempre legata alle sostanze. Sì, io mi sono ritrovato alle arresti domiciliari perché purtroppo a Lecce avevo iniziato a spacciare sostanze stupefacenti. Quindi davvero un quadro molto desolante quello che ci descrive Alessio, ma nonostante quello ha avuto la forza di reagire, ha avuto la possibilità di avere una pena sostitutiva e si è ritrovato a casa. A casa, non avendo più un lavoro, non avendo più una famiglia, come si sentiva? Beh, desolato, sfiduciato, deluso, finché mia madre e mia sorella non mi hanno esortato a percorrere un percorso in comunità. Quindi ho deciso di chiudere, di venire qui al Cuprad per curarmi. Mi sembra di capire che inizialmente quindi la motivazione fosse più legata alla spinta dei suoi familiari che non a una sua reale motivazione, a un suo reale desiderio di cambiamento. Sì, io
e l'ho fatto per la mia famiglia inizialmente, per venire qui al Cofrad. Cosa vi aspettava entrato in comunità? Beh, prima cosa allontanarmi soprattutto dalle sostanze il più possibile e riprendermi a 360 gradi sia fisicamente che psicologicamente. Psicologicamente immaginiamo che questo aver perso i contatti con la sua compagna, aver perso il lavoro, l'avessero profondamente provata, ma ci diceva anche fisicamente. Cosa ha notato? Quali cambiamenti ha notato in lei? Beh, prima cosa ero deperito, avevo perso dei chili, quindi quando sono arrivato qui al Cofrad inizialmente ho sostituito la terapia, un maggior uso di terapia, a posto delle sostanze per avere una leggerezza mentale. Quindi in una prima fase abbiamo fatto un po' fatica ad allontanarci dalle nostre abitudini, ci sta dicendo D'Alessio, e abbiamo continuato a ricorrere a qualcosa di sostitutivo. Oggi però noi vediamo un Alessio sicuramente in buone condizioni. Cosa è successo? Quando ha deciso di cambiare atteggiamento nei confronti del percorso? Beh, mi sono reso conto a un certo punto che ho raggiunto più consapevolezza di me stesso e un giorno guardandomi allo specchio non mi stavo riconoscendo più e quindi ho deciso di riprendermi e ho iniziato ad abbassare la terapia e così mi sono riuscito a riprendere anche fisicamente. Quindi abbiamo fatto una prima fase di lavoro sulle terapie, sulla ripresa fisica e adesso su quali aspetti sta lavorando? Sto lavorando molto sul mio carattere per raggiungere alcuni obiettivi e continuo a lavorare fisicamente facendo palestra, diciamo che mi sto riprendendo al massimo delle mie capacità. Ci parlava di alcuni obiettivi. Quali sono questi obiettivi che si è posto? Beh, il primo obiettivo che mi sono posto è quello di voglio essere un bravo genitore per mio figlio, voglio essere un padre a tutti gli effetti per mio figlio. Questo è quello che mi sta portando sempre più avanti nel percorso. Ci sono delle attività, ci sono delle persone che maggiormente l'hanno aiutata in questa fase oppure è davvero stato un impegno legato alle motivazioni esterne che l'ha spinta principalmente? Beh, è stato un impegno per le motivazioni esterne, ma c'è stato anche l'aiuto mutuo, aiuto del gruppo, cioè che è un aiuto che tutti i partecipanti del gruppo si aiutano a vicenda, quindi questo anche a me ha aiutato moltissimo. Questo elemento di cui ci parla Alessio è l'automutuo aiuto. All'interno di un gruppo diventa fondamentale che ognuno, in base alle sue possibilità, in base alle sue risorse, riesca a essere di sostegno ai compagni. Perché non dimentichiamoci che da soli è difficile combattere la battaglia contro le dipendenze. Come ci diceva Alessio, il gruppo diventa un sostegno, diventa fonte d'aiuto, ma anche risorsa. Allora, sì, qui al Cofrad ho iniziato a intraprendere il percorso a livelli, che in pratica ci sono 12 livelli e si intraprende dal primo livello per poi andare avanti. E questo percorso a livelli mantiene la metafora delle quattro stagioni, inverno, primavera, estate, autunno, e io mi trovo nella fase della primavera con il quinto livello. Bene, molto suggestiva questa immagine delle stagioni, proprio una ripresa della vita. Ci diceva Alessio che lui adesso si trova nella primavera. Se è al quinto livello, immagino che lei abbia già passato la fase dell'inverno, quindi la fase che in qualche modo è più dura, perché come ci insegna il bravo agricoltore, è la fase in cui bisogna preparare il terreno, che è quello che ha fatto Alessio in questi mesi. Quindi adesso è nella primavera. Qual è stato in questo percorso il momento che ha trovato più difficile? È stato proprio l'inverno, perché oltre a preparare il terreno nell'inverno si levano le proprie maschere, quindi ho dovuto pian piano levare le maschere che avevo ad una. In questo percorso a livelli che lei aveva iniziato a descriverci, ci sono dei compiti specifici che vi vengono richiesti?
Sì, ogni livello, più sali di livello, più ci sono i compiti, più sono i compiti da svolgere. Di che tipo sono questi compiti? Beh, sono sia pratici, cioè in pratica nei livelli c'è l'applicazione teorica, pratica e scritta, quindi più si sale di livello e più sono le competenze che devi fare in pratica. Quindi ci sono varie tappe graduali, ci diceva Alessio, non solo teoriche, ma anche pratiche e anche scritte. Scritte mi incuriosisce un po' di più, mentre è più facile immaginare qualcosa di teorico e qualcosa di pratica. Cosa si intende per applicazione scritta? Beh, applicazione scritta in pratica nei livelli parli della tua vita a tappe, per esempio dai 10 ai 13 anni, dai 14 ai 18 anni e così va. Ha trovato difficile scrivere la sua storia, metterla nero su bianco, le ha suscitato qualche emozione in particolare? No, non ho trovato difficile scrivere la mia storia perché diciamo che sono portato a scrivere, quindi mi è stato molto facile scrivere la mia storia da quando ero piccolo fino adesso. E invece condividerla poi davanti ai suoi compagni è stato un momento più difficile? Quello sì, perché comunque provavo molta timidezza, quindi sì, è stato un po' più difficile. Possiamo dire che se oggi siamo qui davanti a voi a parlarne con voi, a metterci la faccia, è perché anche questo è un piccolo passo in più rispetto a quando siamo entrati. Sì, è vero, questo è un passo in più, anche questa intervista è un passo in più per me. Sono arrivato a un buon livello, secondo me, e c'è ancora tanto da fare. Lei è soddisfatto del lavoro che ha svolto fino adesso? Sì, sono soddisfatto e c'è ancora tanto lavoro da svolgere. Secondo lei, l'esperienza che ha appena raccontato, cosa insegna alle persone, più che insegnare, che magari è un termine brutto, cosa mette in luce, cosa può suscitare nelle persone che ci ascoltano da casa? Beh, io do un consiglio alle persone da casa, come sono capitato io, di non farsi avvolgere dalle responsabilità o dai pericoli circostanti che ci sono e quindi non cadere facilmente nella droga. La storia di Alessio sicuramente ci aiuta a capire come farsi travolgere dalle troppe esigenze che la vita, soprattutto quella moderna, ci impone, sia importante chiedere aiuto, ma secondo me ci aiuta a capire anche un'altra cosa, proprio quello che dicevamo prima, da soli non ce la si fa. Alessio all'inizio ci raccontava come siano state la mamma e la sorella a spingere verso questo percorso, perché lui da solo non si era reso conto di quanto la dipendenza dalle sostanze avesse radicalmente sconvolto la sua vita. Quindi è importante ascoltare le persone che ci circondano, è importante farlo fuori, è importante farlo dentro. E è utile anche capire adesso, insieme ad Alessio, come sono i rapporti odierni con i suoi familiari dopo questa esperienza. Beh, mia madre e mia sorella sono contente di quello che ho raggiunto, sono contente che mi sono allontanato dalle sostanze e quindi adesso sono tranquille, aspettano solo il mio ritorno. Ci raccontava prima che lei ha anche un figlio e che uno dei suoi obiettivi è quello di poter essere un buon genitore. Pensa che suo figlio possa trarre insegnamento dall'esperienza che lei ha intrapreso in comunità? Certo, non adesso, però sicuramente un giorno gli racconterò la mia vita e cercherò di portarlo sulla strada giusta se lui magari svia. E mio figlio, diciamo che è l'amore della mia vita e ci tengo tantissimo, quindi sicuramente un giorno racconterò questo. Questo è un altro elemento importante, non aver vergogna di quello che si è vissuto, avere il coraggio di condividere, come dicevamo prima, non avere timore di chiedere scusa rispetto a uno sbaglio che si è commesso, di dimostrare che si può cambiare, perché Alessio è la dimostrazione che se si vuole veramente raggiungere un obiettivo diverso si può fare. Io vi ringrazio, vi lascio ai saluti da parte di Alessio. Saluto tutti gli utenti e buona
Buongiorno.